bene, ma non stabilissimi. Vediamo di sbrigarci. Johnny! Johnny! Esce acqua da sotto la parete di sabbia. Può franare da un momento all'altro. Lo so. È pericoloso continuare. Sta già salendo l'alta marea. Che cavolo succede? Si muove tutto! Ah! Ah! Fuori di qui! Molto deluso, Johnny. La gestione del lavoro è pessima. Un operaio ferito e un camion da buttare. Sarai anche il miglior cercatore di diamanti del Sudafrica, ma non fai per me. Sei licenziato. Ciao, Ruby. Non ci posso credere. 2 anni. Sei tornato. Fai sempre fotografie? Stupende. Ne ho vendute anche al National Geographic. Sono serio? Uh-huh. Accidenti. La amiamo qui, la pioggia. Bella questa casa. È più bella ora che ci sei. Eccomi qui. L'ho trovato. Sono le 3 del mattino, sta piovendo. È qui, a Città del Capo. Portagli questa. Lei è così sicuro che verrà? Ma certo. Come può rifiutare?
Jacob Vanderbilt. C'entra qualcosa con la Vanderbilt Diamanti? Lui è la Vanderbilt Diamanti. Come conosci Jacob Vanderbilt? È stato un qualcosa di simile a un padre. Credevo che fossi orfano. Infatti lo ero. È una lunga storia. Eravamo tre fratelli. Tracy, Benedict e io. No, Johnny! Ho sempre rimpianto quei tempi. In fondo, per quanto sgangherata, era pur sempre una famiglia. Non vale. Sì che vale. Però hai vinto tu un sacco di volte. E quando? Io non l'ho visto. Non so quando esattamente la nostra famiglia ha cominciato a disgregarsi. Così! Non ha importanza, in realtà. Vai, John! Il corso degli eventi era già segnato prima ancora che tutto iniziasse. Dicono che le colpe dei padri ricadano sui figli. Jacob Vanderbilt era nostro padre. E vai! Bravo, Johnny! Un uomo che avrebbe fatto qualsiasi cosa per il suo impero di diamanti. Dai! Fatti sotto, Benedict! Leccalo alle gambe! Lui gestiva la sua famiglia come gestiva i suoi affari. La sopravvivenza del più forte. Chi era in grado di capire, papà? Non certo io, né Benedict. E tanto meno Tracy. È inutile, non ce l'ha fatta. Andiamo a casa. Qualcuno potrebbe dare la colpa ai diamanti, ma in realtà non c'entravano affatto. Vieni, entra. Chiudi la porta, dai, vieni qui. Siediti. Hai fatto una gran bella partita oggi, non c'è che dire. Ti sono piaciuto? Mio figlio invece è a dir poco imbarazzante. Anch'io sono tuo figlio, papà. No, non lo sei. Non sei mio figlio, John. E ora che tu sappia la verità, tuo padre, Joseph Lenz, era mio socio e grande amico. È rimasto ucciso in miniera in un incidente. E tua madre è morta di parto mettendoti al mondo. Ti ho preso con me perché erano brave persone. Ma la verità è la verità. Io ho soltanto un figlio maschio. Ed è Benedict. Ficcatelo bene in testa. Tracy e Benedict già lo sanno. Ora lo sai anche tu. Ce ne importa di quello che dice. Io e te siamo fratelli e ci vorremo sempre bene. Giuriamocelo. Io ti vorrò sempre bene, Johnny. Sempre. Ti sei permesso? Che stavi facendo? Eh? Papà! Che stavi facendo? Ah, papà, ma che fai? Hai! Perché lo picchi? No! Papà, papà, smettila! Sta giù! Papà, fermati! Avanti, basta, cammina, cammina! Che gli vuoi fare? Ma perché? Che cosa ho fatto? Io non ho fatto niente, papà! Te lo giuro! Papà! Non ho fatto Siediti. Niente! Avanti! No, Tracy, tu vai in camera tua, forza!
Shapiro, nel mio studio. All'istante! Ho fatto fin troppo per te. Ora basta. Andiamo, Johnny. Avanti, vieni. No, non fare storie, tanto non serve a niente. Andrà tutto Tracy, bene. Dove vai? Vai. Torna in non camera tua. Sistemeremo tutto Tracy, quanto. Vieni. Dai. No. Dove no. stai andando, Fermati. Tracy? Avanti. Johnny, non preoccuparti, ti scriverò. Johnny! Tracy! Johnny! Su, su. Andiamo a casa. Ti voglio Sa. Bene, Johnny. Johnny! Aveva ragione lei, è venuto. Appunto. Benedict! Grazie. Dopo di te. Sei felice? Certo. Davvero? Mai così tanto. Anche io. Ancora? 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 Sei bravissima. Tutto ok? Tracy. Salve. Sono John. Johnny Lenz. Tesoro? Amore, Ken, questo è Johnny Lenz, un mio amico d'infanzia. Come stai? Ken Harford. Salve. Da Salve. Oggi mio marito. Vi presento la mia ragazza, lei è Ruby. Ruby Grant. Ciao, ciao. Congratulazioni. Grazie. E auguri a tutti e due. Grazie. Scusa, cara, saluto degli amici. Va bene. Scusatemi. Ah, Benedict. Ah, scusa, sì, sono in ritardo, sì, ma il traffico era un incubo. E anche la mia tizia, ma tu sei stupenda. Grazie. Benedict, guarda, è Johnny Lenz. Come no, Johnny. Benedict. Ecco, io ti trovo bene. Anch'io, e lei è Ruby Grant. Molto piacere. Salve. Adoro questo pezzo, mi fai da dama? Certo. Perfetto. Guido io, però. Ti va di ballare? Guida tu. Sì. Come sapevi del matrimonio? Dalla partecipazione. Ma io sono andata che c'era. Non mi vorrai dire che non te ne sei accorta. Ancora non ci credo. Bravi! Vieni, tesoro. È tutta tua. Grazie. Signor Lenz, il signor Vanderbilt padre desidera parlare con lei. Certamente, scusami, ti raggiungo subito. Ricorderà la strada, spero. Sì. Il signor Vanderbilt arriverà subito. La ringrazio. Ci ritrovi? Signor Vanderbilt. Sembri il ritratto di tuo padre. Ne è passato di tempo, signore. Sì, infatti.
Sento grandi cose sul tuo conto. Geologo di punta alla De Groot. Grazie, signore, ma non sto più alla De Groot, immagino lo saprà. Sì, appunto. E non hai trovato nient'altro? Lo troverò. Non credo tu ne abbia bisogno. Voglio che tu dirigga la mia compagnia. Io temo di non capire. Quello che ti sto offrendo è la direzione amministrativa della Vanderbilt Diamanti. Ma, signore, perché non Benedict? Lui è suo figlio, ero convinto... No, no. Lui non ha istinto. Non sente l'odore dei diamanti come te. Tu ce l'hai nel sangue come tuo padre. Lui sì che aveva fiuto. Questo non lo sapevo. Già. Vedi, noi due investimmo tutto nella concessione della baia di Carthage. Poi io mi sono ritirato, mentre lui ha insistito finché, come sai, ci ha rimesso la vita. Allora? Che ne pensi della mia offerta? Sono lusingato, ma perché proprio io, signore? In fondo ce ne sono altri come me. Perché io ti conosco. Perché qualsiasi cosa sia successa tra noi in passato, io ti ho preso con me, ti ho dato una casa, ti ho pagato gli studi. E perché me ne sto andando? Ho pochi mesi, forse un po' di più. Tienitelo per te. Non voglio che i ragazzi lo sappiano. Sto morendo, Johnny. Ma non voglio che anche la mia compagnia muoia. Ecco perché tu sei la mia unica e ultima speranza. Cosa ne dici? Beh, signore, mi scuserà se glielo dico. Io le chiedo un giorno per pensarci. Va bene. Allora pensaci. Mi scusi. Addirittura, ma entri. Non l'abbia incontrata neanche agli appuntaggi. Scrive sempre con me. Sì, 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 sì. Facciamo un secondo, attivo. John. Che bello vederti. Non ci posso credere, sei qui. Non mi avevi neanche riconosciuto alla festa. Beh, sono passati appena 22 anni. Si può sapere che cosa ci fai in Sudafrica? Credevo fossi ancora in America. Ho lasciato gli Stati Uniti un paio d'anni fa. Poi ho lavorato un anno in Namibia. E non sei mai venuto a trovarmi. Non hai neanche chiamato, niente. Ho provato a lasciarmi il passato alle spalle. Cosa stai dicendo? Come hai potuto pensare che anche solo per un istante io ti avrei dimenticato? Hai ragione, io... mi dispiace. E così sei sposata? Mm-mm. Dai, parlami di Ken. Come l'hai conosciuto? Che tipo è? Voglio sapere tutto. Beh, ci siamo conosciuti a legge, all'università. Quindi Ken fa l'avvocato? Ken, a dire il vero, non fa un bel niente. Sai, credo che sposare Ken sia l'unica cosa che ho fatto che mio padre abbia approvato fino in fondo. Ma ora non voglio parlare di Ken. Voglio che mi racconti tutto. Tuo padre vuole che assuma la direzione della Vanderbilt. È uno scherzo, spero. E che gli hai detto? Che avevo bisogno di pensarci. Volevo parlarne con te. E tu vorresti lavorare per papà? Quello che voglio è restare nel campo dei diamanti. Lui mi sta dando l'opportunità di lavorare in proprio. E... accetta il lavoro, se è questo che vuoi. Ma non credere che papà sia cambiato. La gente non cambia, Johnny. Ti sosterrò a qualsiasi decisione prenderai. Ecco fatto, signore.
Bentornato a casa, Johnny. Grazie, signore. Siete? Io no, grazie, ma ti preparo qualcosa se ti va. Grazie. Tuo padre ci ha fatto veramente un regalo di nozze fantastico. Non capisco perché ce l'hai tanto con lui. Lo conosci poco. Grazie. Allora, è stato piacevole l'incontro con Lance? Sì, Ken, certo. Che ci faceva Johnny qui? È il nuovo direttore amministrativo della Vanderbilt Diamanti. Con effetto immediato. Congratulazioni, papà. Stavolta hai superato te stesso. Grazie, figliolo. Tuo padre conferma te e tua sorella nel consiglio di amministrazione. Fungerete da collegamento con il direttore amministrativo. Gentile da parte sua. Adesso basta, Benedict. Vostro padre ha assunto il signor Lance per ragioni strettamente professionali. Perché pensi che io non ne sia all'altezza? È così, papà? Sì, è così. Credevo che non dovesse venirci qui. Infatti. Qualcosa non va? Sì, la puzza. Meno ci facciamo vedere insieme, meglio è. Sono parole tue. So che hai cambiato il sistema di spedizione. Voglio vederlo. Niente di che, potevo anche dirtelo a voce. Se non me lo fai vedere, mando a monte tutto. Ok, andiamo di sopra. Quante casse ancora? Dopo questa, un'altra e poi basta. Più semplice di così. Tonno in scatola. Ok. Ok. È impegnativo, ma è preferibile finché non li conosci uno per uno. Giusto. Benedict, avanti. Ti presento Wes Coffey, capo del personale. Lui è Benedict Vanderbilt, è nel consiglio. Molto piacere. Piacere mio. Potrei parlare un attimo con Johnny da solo? Veramente, Wes? No, meglio così. Ho un sacco di lavoro da fare. Grazie, Wes. Lavoro con lui da 10 anni. È uno in gamba. Sei tu che comandi. E sono venuto a dirti questo. Insomma, che mi piaccia o no, tu sei l'uomo giusto per questo posto. E ci tengo a dirti che non ho niente contro di te. Grazie, Benedict. Non mi aspettavo tanto. A proposito di cose che forse non ti aspettavi, il vecchio non ti ha fatto vedere i libri prima di farti firmare, vero? No, non l'ha fatto. Non mi sorprende. Beh...
Ti auguro buona lettura. È un sunto del crollo verticale della nostra compagnia. Sento lontano. Ho paura. Non devi averla. Ho preparato un duplice approccio ai nostri problemi. Primo, cerchiamo inefficienze, falle nella sicurezza, atte a spiegare questo graduale declino della produttività. Secondo, mi concentrerò sulle future fonti di diamanti. Quali future fonti? Non sono già state tutte acquistate dalle grosse compagnie. Non è detto. E comunque io non cercherò solo sottoterra. Il mare è grande. Gli oceani sono pieni di diamanti. Sì, e i pagliai di aghi. L'estrazione mineraria sul fondo dell'oceano ha dei costi proibitivi. Una considerazione corretta, signore, ma non per come voglio farlo io. Sono tutto orecchie. Negli ultimi anni ho lavorato ad alcune idee in cui credo fermamente. Stilerò volentieri una presentazione ufficiale da sottoporle. Accordato. Grazie, signore. E questa qui è in vendita. Solo che qui non c'è nessuno. Qualcuno dovrà pure esserci. Ah, mi scusi. Scusi, siamo interessati alla barca. Con chi possiamo parlare? Comandante Sasha Smith. Ken, tesoro, non potresti smetterla? Smetterla? Dipende da cosa intendi. Di soffrire? Sì, certo, volentieri. Grazie. È solo che non voglio che mio marito muoia di cirrosi epatica a 40 anni. Tutto qua. Potrebbe anche non essere un male. Io non lo so cosa ti sta succedendo, cosa ci sta succedendo, ma io sono pronta a fare qualsiasi cosa perché il nostro matrimonio funzioni. Tutto qui? Fine della predica? Ken, questa non è una predica, io e te dobbiamo parlare. Ok, mi tolgo dai piedi. Allora? Questa è la Kingfisher. Riequipaggiata, come vedete a pagina 3 del prospetto, diventerà una perfetta fabbrica di diamanti galleggiante. Dovremmo comprare quella cosa? Sì. Il prezzo è buono e i proprietari pronti a concludere. Perché la vendono? Non possono permettersi i lavori di rimodernamento. E poi gli operatori non sanno dove sono i diamanti. E tu lo sai? Certo, Benedict, è ovvio. Quanto costa? 40 milioni, dollari USA, lavori compresi. Continua. Finora l'estrazione dal fondo marino significava spedire i fanghi a riva per la lavorazione. Noi faremo tutto quanto a bordo e questo dimezzerà i costi. In quanto ammortizziamo i 40 milioni? 4 mesi, forse meno. Non ci starei pensando seriamente. Affosserà la compagnia. Salverà la compagnia, Benedict. Ciò che ne resta. Ci penserò su. Buongiorno. Buongiorno a lei, signor Lenz. Questa deve essere la Kingfisher, giusto? Esatto. E promette molto bene. Questo è da vedere, ovviamente.
Buongiorno, Sasha. Buongiorno, signore. Lui è Sasha Smith, il nostro comandante. Il signor Michael Shapiro, che rappresenta Jacob Vanni. Onoratissimo. Molto lieto. La signora Hartford. Piacere di conoscerla. E il signor Benedict Vanderbilt. Molto lieto, signore. Piacere. Se ci siamo tutti, vogliamo salire a bordo? Attenti a dove mettete i piedi. Allora, qui a sinistra c'è la sala di convogliamento. Rinnovando i macchinari, installerò un'unità di filtraggio del sedimento da effettuare addirittura prima che i diamanti passino nella sala a raggi X. E per la sicurezza? Com'è protetto il sistema? Ognuno avrà il suo codice personale di accesso al sistema. I sensori monitoreranno ogni diamante fino alla fine. Come dicevo, questa è la sala a raggi X, dove ogni diamante sarà registrato e valutato. E ora, signori, l'ultima tappa. Ciò che io amo definire il sistema nervoso centrale della nave. Eccola qui, la sala controllo che governa tutto. Completamente automatizzata e gestita dai computer. Un nastro trasportatore trasferirà i diamanti in questa cassaforte senza che siano stati toccati da mano umana. Congratulazioni. Benedict, che cosa ho vinto? Una barca. È bella grossa, papà ha detto sia la Kingfisher. Sul serio? Lo so, io forse ero un po' scettico all'inizio, ma... È andata. C'è solo un... chiamiamolo... cavillo. E cioè? Dovrai trovare qualcuno che ti finanzi. Come sarebbe? Se vuoi la Kingfisher, devi trovarti i soldi per pagarla. Benedict, mi prendi in giro? Chi ci darà un prestito per qualcosa in cui neanche noi siamo pronti a investire? Di chi è stata l'idea? Lo sai chi decide da queste parti? Se vuoi prendertela col vecchio. Va bene. Che pensi di fare? Li troverò. Troverò i soldi anche da solo, se serve. Grazie, Benedict. Auguri. Peccato per il tuo matrimonio. Io e Janine eravamo in Europa. Il vino che avete mandato era favoloso. Bene. Lui è Johnny Lenz. Frank Larson. Molto piacere. Piacere mio. Così? Lui è l'uomo della nave? Devi vederla, Frank. Io sono convinta che il progetto di Johnny è molto valido. Bene. Sono tutto orecchie. Perché non ci sediamo? E così hai avuto il prestito. Sei stato bravo. Frank Larson si è convinto, grazie a Tracy a dire il vero. Congratulazioni, signor Lenz. Ora la Kingfisher è sua. Quando pensa di iniziare? Deve essere sottoposta ad alcune modifiche, ma ho bisogno di renderla operativa il prima possibile. Il prestito di Larson è a breve termine, quindi prima riesco a ricavarne profitto, meglio è. Ti dico che Johnny Lenz sta prendendo piede e che dovrai ridimensionarti. Non direi se la compagnia va a gonfie vele conviene anche a noi. Piuttosto, cerca di sapere qualcosa su Sasha Smith, il padrone della nave. Per esempio cosa? Se gioca, avrà dei debiti. Chiaro? Speravo tanto in un caffè vero. Va tutto bene? Certo che va bene. Una meraviglia. Ken, lo sai che l'ultima cosa che voglio è che tu sia infelice. Ken. Cosa? Cosa? Mi hai mai amato? Certo. Ci sono tante cose che amo di te. Tracy. Cioè, ti lasciami fare. Vedrai che te lo dimostra, eh? Ti faccio vedere io. Te la faccio vedere! Vieni qui! Vieni qui!
Adesso te lo spiego io che cosa amo di te. Io amo i soldi di tuo padre. E lui me ne ha dati tanti. Ma hai ragione, ora che cominci a guadagnarmeli. Vieni, vieni qui. Non è questo che volevi. Vieni qui. Che cosa ci fai tu qui? Guardami! Per una volta nella vita ti chiedo di non chiudere gli occhi e guardarmi. Credi di poterlo fare, papà? Vorrei che tu abbassassi la voce. La mia vita sta andando a rotoli e tu sai dirmi solo di abbassare la voce! Si può sapere che ti prende? Quale accordo diabolico hai fatto con Ken, papà? E santo cielo, se volevi comprarmi un marito, potevi almeno comprarne uno migliore di Ken! Diciamo che ho fornito una dote per la sicurezza di mia figlia. Mi era sembrato che lo amassi. L'amore. Tu conosci questa parola? Hai mai amato qualcuno in vita tua? Di certo non me, né mia madre. È per questo che se n'è andata, papà. Perché sentiva che per te non valeva più di uno zero. Ti sbagli. Sapessi quanto ti sbagli. Tua madre ha fatto sentire te uno zero, lasciandoti quando eri una bambina. Ma io sono rimasto, Tracy. Io sono restato con voi. Per nostra disgrazia. Tu sei come lei, vero? Eh? Perché non te ne vai anche tu? Vattene al diavolo! Sono sicura che questi gioielli li avrai comprati tu, non Ken. Riprenditeli. Resterò fuori dalla tua vita. Tu sta fuori dalla mia. E come pensavi, Sasha, il vizio del gioco? È pieno di debiti con mezzo mondo. Però è abbastanza furbo da spartirli. Non deve grosse somme a nessuno. Beh, credo che sia ora di consolidare il suo debito. Si dice così dalle tue parti? Ah, lascialo a Percy. Non voglio che sappia che sei coinvolto. Come vuoi. Ciao, Sasha. Tutte quelle persone a cui dovevi dei soldi, beh, le ho pagate io per te. Sì, grazie, signore. Per cui sono tuo amico. Il tuo uomo però mi sta strozzando. Oddio. No! No, Sasha, non credo che noi due ci siamo capiti. Eppure tu sei un giocatore. Se non mi dai quei soldi entro la fine del mese, quando dico soldi intendo tutti. Io dico che maledirai tua madre per averti fatto nascere.
E dove vuoi andare? Non lo so ancora. Starai via per molto? Non credo di farcela. Ho solo bisogno di rimettermi un po' in sesto. Tracy, tu... Non ho intenzione di uccidermi e ho chiuso con le pillole. Sto bene, davvero. Non preoccuparti. Cosa c'è, tesoro? Johnny si è fatto male. Si è ferito al ginocchio. Vieni, andiamo a vedere. Presto. Johnny, fammi vedere. Ciao. Ciao, Tracy. Ciao, Rachel. Mi sei mancata. Nan sei in casa? La nonna è sempre a casa. Allora andiamo a cercarla. Ciao. Ciao! Ehi, Tracy, ciao! Tracy. Che ci hai portato? Sei proprio tu. Visto? Ciao, è tornata. Sasha! Che ti succede? Beh, cioè, non è niente di grave. Un incidente di percorso. Spiegati meglio. Ecco... C'è un tipo, uno che mi dà la caccia. Io non so chi sia, ma mi ha detto che mi ammazza se non gli pago alla svelta tutti i debiti. Questo è solo un assaggio per farmi capire che dice sul serio. Non so proprio dove sbattere la testa. Mi sa che sparire, togliermi dai piedi per un po', forse è l'unica cosa che mi resta da fare. Ehi, frena. Dov'è il problema? Ti servono soldi? Te li presto io. Solo che mi scusi se le faccio una domanda idiota. Che cosa ci guadagna lei a salvare la vita di questo scemo? Non è una domanda idiota, Sasha. Ho una proposta da farti. Io do una mano a te e tu la dai a me. Allora, Sasha, che vuoi? Certo, te l'avevo detto. Ha accettato. All'inizio non voleva tradire Johnny, ma poi si è convinto. E adesso? Ti darò istruzioni. Ti saluto. Dai, riporta a casa la medicina e poi andate a giocare. Sì. Ciao! Dai, corri! Ehi! Ciao! Ma come hai fatto a trovarmi? Io ti conosco meglio di quanto conosca me stesso. Volevo essere sicuro che stessi bene. E quanto puoi restare? Fino a domani, al massimo. È un critico d'arte, molto importante. Possibile? No, non me lo ricordo. Ma non mi posso credere. Te lo devo assolutamente presentare. Beh, quello accanto lo conoscerà. Lui sì, certo. Sei un vero splendore. Scusami. Figurati. Che cosa ci fai tu qui? Sono un appassionato d'arte. Arte. Non so se le mie foto si possano definire arte. Io dico di sì. Dov'è Johnny?
non è qui. In fondo ho tante cose per la testa. Il lavoro e tutto il resto. Posso vedere? Insomma, con Johnny non è una cosa seria. Molto seria. Secondo me, lui non è l'uomo giusto. E tu sì? Prima o poi lo capirai. A te Johnny non piace, vero? Johnny? Ma se per me è un fratello. Io ho sposato Ken perché pensavo di amarlo, ma soprattutto perché avevo bisogno di sentirmi amata. Non ne potevo più di essere sola. Parlami di mia madre. Tua madre? Non mi ricordo molto, avevo 5 anni quando se n'è andata. Mi ricordo solo che papà non c'era e lei ti teneva in braccio e continuava a piangere. E poi ti ha seduto accanto a me e mi ha detto di restarti vicino, che ci voleva bene. È corsa via senza voltarsi. Siamo rimasti lì seduti per ore. Era notte. Faceva buio. Io avevo paura, ma sapevo che dovevo restare lì con te. No, il mostro dell'armadio a muro sarebbe venuto a mangiarci la testa. Ti ricordi il mostro dell'armadio a muro? Certo che me lo ricordo, il mostro dell'armadio a muro. Io ancora me lo sogno la notte. Ehi, che cos'è? Tuo padre, Tracy. Mio padre cosa? Il giorno in cui mi ha affidato la compagnia, mi ha fatto promettere che ve l'avrei tenuto nascosto. Ma è una cosa che forse dovresti sapere. Sta morendo, Tracy. Ma che stai dicendo? Un tumore ai polmoni all'ultimo stadio. Non può essere. Perché non me l'ha mai detto? Non lo so. Ma forse dovresti parlargli. Io non lo so se ora ce la faccio a vederlo. Un giorno potresti rimpiangere di non averlo fatto. Fallo almeno per te, se non vuoi farlo per lui. È tuo padre, Tracy. Papà. Tracy. Io non avevo idea. Le dispiace se... Ma certo. La ringrazio. Là sul tavolo c'è qualcosa di tuo. Thank you.
di Johnny. Ce n'erano altre. Le ho bruciate. Mi rincresce. Non ci siamo mai sentiti amati. Io e Benedict. Io volevo per voi la ricchezza. Era un modo di amarvi. A modo mio. Io pensavo... Non devi dirmi altro. Volevo solo assicurarmi che stesse bene. Certo, naturalmente. Assicuriamoci che Tracy stia bene. Johnny, dimentica quello che ho detto. Accidenti, io odio le donne gelose. È solo che io ti amo. E vorrei tanto che mi amassi anche tu. Invece non lo so cosa sono. E questo mi fa stare male. È importante che lui lo sappia immediatamente. Glielo dirò. Grazie. Michael. Grazie di essere venuto subito. Come stai? Lui ha chiesto di te. Vorrei parlare con Johnny da solo, per favore. Certo. Io aspetto fuori, papà. Grazie. So che è preoccupato per la compagnia. Me ne occuperò io. Le sta a cuore da sempre. Io non lascerò che fallisca. So che è vero. Questa è una foto dei tuoi genitori. Ho amato tua madre più di me stesso. Non l'ho potuta avere. Nella mia vita è stata l'unica cosa che ho desiderato disperatamente. Nulla contava più di lei. Per me. Ma arrivò tuo padre e me la portò via. Sa per me cos'è questa? È la foto del suo migliore amico. Certo, mi sarebbe piaciuto conoscerlo. Ma tu mi hai cresciuto per 12 anni. Sei l'unico padre che abbia mai conosciuto. Tutto quello che facevo lo facevo per te. Eri tu il mio modello e a te dedicavo ogni mio risultato. Quindi non so di chi parli quando dici mio padre. Per cui, che ti piaccia o no, tu sei mio padre.
Forse non potrò mai accettare che fossi sempre tu il preferito. Lo devo ammettere. E tra me e te, Tracy, non so cosa sia successo, ma da tanto non sembriamo più una famiglia. Ora siamo rimasti noi tre. Noi tre da soli. E sarebbe da idioti continuare a farci la guerra. Dobbiamo smettere di farci del male. Vieni qui. Ti voglio bene. Grazie. Un'altra firma qui, per favore. Voglio che tu sappia che il signor Vanderbilt faceva spesso cose che io non approvavo. L'averti mandato via è un esempio. Come suo avvocato ero tenuto ad assecondarlo. Ma quanto è accaduto quella notte mi è dispiaciuto. E da allora ho sempre provato rimorso. Comunque, una cosa buona l'ha fatta. Ti ha lasciato una discreta fetta della compagnia. Non posso che augurarti buona fortuna. Grazie. Benedict. Johnny. Non so come sia possibile, ma i dati di Cartridge Bay sono scesi ancora. È una vena esaurita. Già, forse hai ragione. Ma io voglio verificare in prima persona. Sempre meglio andare a fondo. Fammi sapere che scopri. Certo. Come ho detto al signor Vanderbilt, ho duplicato le misure di sicurezza, fatto ruotare il personale. Non cambia niente. A mio modesto avviso, ci stiamo semplicemente esaurendo. Ugo, parliamoci chiaro. Io trovo tutto questo un po' sospetto. Mi dispiace che la pensi così. Dispiace molto più a me, credimi. 2 mesi che sei qui e i nostri profitti si sono dimezzati. E da allora siamo sempre più in calo. Questo non ti disturba? Certo che mi disturba, ma francamente, meno che essere accusato di cattiva amministrazione. Beh, Ugo, io mi auguro che non ti sia di offesa. Ma tieni presente che d'ora in poi sorveglieremo la situazione. E mi aspetto che la qualità dei tuoi rapporti migliori. Non c'è problema. Restiamo in contatto. Ciao. Non mi piace. Neanche a me. Non capisco di cosa sono accusato. Chiama il mio legale? Non ti stiamo affatto accusando, Benedict. Ti ho solo chiesto se credi che stia accadendo qualcosa di sospetto a Cartridge Bay. Io ti ho risposto di no. Ho fatto continui sopralluoghi, diciamo, ogni settimana. Allora conoscerai Ugo Kramer piuttosto bene. Ugo Kramer, sì, lavora lì da un paio d'anni. Ti sembra uno a posto? A te no. Non lo so, ma se proviamo a rimpiazzarlo e la conta dei diamanti sale, avremo la risposta. Non fa una piega. Vuoi che me ne occupi io? Sarebbe l'ideale. Ti ringrazio. Ci vediamo in ufficio per rivedere insieme il tutto. D'accordo. Beh, questo è completamente diverso come rapporto. Dice 88-12 e 8-4-1-9. Io... Ciao. Ruby. Oh. Ciao, Ruby. Avevamo un appuntamento. Ma certo, scusa. Continuo io, non preoccuparti. Divertitevi allora. Mi stai licenziando? Sì, ti sto licenziando. Da questo posto. E perché, scusa? Per essere prudenti. È solo da qui, comunque. Io ti avverto, Vanderbilt. Adesso c'è la Kingfisher. Lo sai, no? Salpa martedì e prima arrivi a bordo, meglio è. Hai solo cambiato posto. Sarà meglio.
Perché a quanto vedo qui, io sono l'unico che rischia di rimetterci il lavoro. Oh, Ugo. Ragioni come un morto di fame. Quando la Kingfisher comincerà a rendere, non dovrai più lavorare. Mai più. Tracy, guarda laggiù alla tua sinistra, vedi? È lì che inizieremo l'operazione Kingfisher. Quella è la più bella trappola naturale per diamanti che ho mai visto in vita mia. Il fiume trasporta nell'oceano i diamanti che restano intrappolati fra gli scogli. Questo è Sasha Smith. Ciao, Benedict. E lui l'amico Ugo Kramer. Ah, piacere. Che è mio socio. Mio. Visitiamo la nave? Fagli vedere il compressore. Certo, venite con me. Il dispositivo individua e separa le grosse pietre qui, all'inizio del nastro trasportatore. Secondo me, Johnny si accorgerà che avete messo un separatore. No, non se ne accorgerà. Senza gli schemi nessuno saprà che è cambiato qualcosa. E nessuno vede gli schemi. Ma il computer non legge le pietre mancanti. No, perché noi le separiamo prima che entrino nel sistema. Non dovrai fare altro che mettere le pietre nella cassaforte che installeremo. È un gioco da ragazzi. È un gioco da ragazzi. Su con la vita. Qualche tempo fa mi hai chiesto cosa eri per me. Era una domanda legittima. Soltanto che non ti ho saputo rispondere. E ora sapresti farlo? Tu sei stupenda, Ruby. Ma io non ti amo. Non posso non dirti la verità. Tu non mi ami. Io farei di tutto. Per te darei tutto. Questo lo so, Ruby. No. Tu non l'hai mai saputo. A Tracy. Hai dato a lei tutte le chance. Ti chiedo scusa. Vattene. Ruby. La odio! Johnny, sì, sono Sasha. Sì, sì, ci siamo messi in moto alle 6 in punto. Certo. Sì, per ora tutto bene. Guardo laggiù e vedo il nostro futuro, grazie a te. Siamo una bella squadra, Johnny. Sì. Sono ancora un mucchio di carte che devi firmare. Te le farò portare a casa di Ruby domani. Puoi mandarle direttamente al Clermont Hotel, alla mia attenzione. Ruby e io non stiamo più insieme. Tu come stai? Io sto bene. È meglio anche per lei.
tu come stai? Più serena. Ieri ho chiesto il divorzio da Ken. Mi dispiace. Tracy, che fai lì? Cosa c'è? Niente. Io ti amo, Tracy. È tutta la vita che sono innamorato di te. Anch'io ti amo. Come sapevi che avevo bisogno di distrarmi? Non lo sapevo. Mi è andata bene. Johnny mi ha lasciata. Sì, credo che lo avessero previsto tutti. Tutti tranne me. No, senti, Ruby. Non sei tu. Johnny e Tracy hanno una loro... No, ti prego. Lo so. L'ho capito quando li ho visti insieme al matrimonio. Quella volta. Se passo un altro po' di tempo con te, finirei per farmi diventare una viziata. Questo non lo so, ma... Certo, mi piacerebbe se stessi un po' con me. Senti... Io credo che ci siano alcune cose che posso dividere con te che Johnny non ha mai fatto. Io non riesco a capire. Non c'è un diamante qui oltre i 3 carati. E troppo pochi oltre i 2,5. Non saremo poco profondi? No, escludo. Siamo più che abbastanza.
quasi pronti, capo. Guarda questo. Dammi qua. Non male per 3 giorni di lavoro. Non male un corno. Funziona la nostra piccola modifica, eh? Ok, mettili qui. Li porto dritti allo stabilimento. No, no, lascia stare. Per ora li mettiamo nella mia cassaforte. Quando avrò il controllo della compagnia, li dichiariamo. Sono felice che abbiamo trovato come risolvere la cosa. Te l'ho detto, non c'è problema, aspetto solo il tuo via. Non tarderà. Benedict, buongiorno. Il saldo del prestito scade dopodomani e visto il fallimento di Thunderbolt è fatale che tu perda il controllo della compagnia. Chiederò a Larson una proroga di un paio di giorni. Ah. Solo che da oggi Frank Larson non è più coinvolto. Spiegati, Benedict. L'ho rilevato io. Hai rilevato il prestito da Larson? E non ho intenzione di concedere proroghe. Si può sapere dove hai trovato i soldi per farlo? Potrei aver trovato dei finanziatori esterni. Dimmi una cosa, Benedict. Non è che li hai rubati alla compagnia? Rubare a me stesso? Ma che depravazione. Comunque ci vorrebbero tutti i beni della compagnia per coprire il debito e se sai fare i conti credo che significhi che fra 2 giorni la compagnia sarà mia. In 2 giorni le cose possono anche cambiare. Oh sì, per te cambieranno di sicuro. Sei stupenda. È la tua, su misura. Non ti rimane altro che portartela via. Cosa ho detto? No, ti chiedo scusa, è che non è il caso. Non la vuoi? Io veramente... No. Mentirei se dicessi che non adoro le attenzioni. Però tu non puoi comprarmi, Benedict. Ehi, stammi a sentire. Non è come pensi. Con te è un'altra cosa. Mi devi credere. Non mi è mai piaciuta tanto una donna. Dico sul serio, e non mi ero mai sentito così prima. Io sono innamorato. Ho bisogno che tu mi creda. Avanti. Dimmi che non senti niente per me. Non posso. Yeah.
Non posso aver sbagliato così su Thunderbolt. Magari Sasha ha ancorato la nave troppo lontano dall'isola. Potrei essere lì tra un'ora, voglio controllare. Vai, io chiamo il pilota e gli dico che stai arrivando. Te l'ho detto che ti amo. Ah, sì. Già. E anch'io. Ehi, eccoti qua. Che fai? Usavi il telefono? Ma che chiamavi? Ma che... Scendi subito! Scendi! Esci fuori! No! Thank you.
Johnny! Johnny, presto! Oh, Ruby, no. Devo parlare con lui immediatamente. No! Ruby! No! Ruby! La linea è disturbata. Che è successo? Sali a bordo. Allora? Te lo dico per strada. Posso sapere dove andiamo? Kingfisher. Sulla Kingfisher? In macchina? Non c'è un elicottero. Ciao Johnny, avevi avvisato che venivi? No. Non c'è linea, il collegamento radio è interrotto, dovremo riaverlo domani. Domani? Allora, che succede? È quello che sono venuto a scoprire. Voglio rivedere le letture, forse ho sbagliato posizione. Mi sembra improbabile. Dai, rispondi, rispondi, ti prego. Se Johnny è a bordo sarà un bel casino. Ti occuperai tu di lui. Come? A modo tuo. I diamanti recuperati finora sono tutti sotto i 2 carati. Non capisco come mai non ce ne siano di più grandi. Thank you.
fai, Johnny? Giù in sala computer. Grazie a Dio. Tracy. Guarda qui. Sono venuta prima che ho potuto. È un secondo sistema di recupero. È un estrattore. Dov'è Johnny? Chiuso in convogliamento con tua sorella. Mia sorella? Sì. Ah, e adesso come la mettiamo? Avevo ragione. Questo sarà di almeno 5 carati. Dove l'hai preso quel fax? Dopo ti spiego. Io chiamo la polizia. Non c'è campo. Hanno chiuso la porta. Stai indietro. Vogliono farlo esplodere. L'ago continua a salire. E se arriva il rosso? Alleggerire un po' la pressione. Ci sarà un modo. Proviamo con quel tubo. Cerca di smontarlo. Johnny! Il compressore è in allarme. Lo so anch'io. Quei due schiatteranno là sotto. La cosa non mi sconvolge neanche un po', e allora? Ma non possiamo lasciarli lì, io non sono un assassino. Dobbiamo farli uscire di lì, togliti di mezzo! Se preferisci così. Ah!
Devo farcela! Maledetta! Vai senza di me? Avanti, esci da lì. Presto, diamanti. Ce li ho qui con me. Hai vinto ancora, Johnny. Questi sono tuoi.
Dicono che i peccati dei padri ricadano sui figli. L'impero di diamanti che papà aveva sognato avrebbe dovuto unirci. E invece ci aveva separato per sempre. Forse solo perdendo tutto avremmo potuto trovare noi stessi. Laid bare, but I tried.